Benvenuti a una nuova edizione del TG Web di diregiovani.it. Clima, finisce l'autunno più strano di sempre. L'inverno è arrivato dopo un autunno che dal punto di vista climatologico si classifica come il più caldo di sempre. La temperatura combinata della Terra e della superficie degli oceani è stata superiore di quasi un grado rispetto alla media del XX secolo, è quanto emerge da un'analisi della Coldiretti su dati del National Oceanic and Atmospheric Administration, che rileva le temperature nel mondo dal 1880 in tutti i continenti. L'anomalia delle temperature, osserva Coldiretti, è evidente in Italia, dove dopo un novembre con temperature massime di 2,5 gradi in più della media, il termometro ha segnato 2,3 gradi in più anche nei primi giorni di dicembre. C'è poi un crollo del 91% delle piogge sempre a dicembre, mentre a novembre si segna un meno 49% con punte di meno 80% al nord. Oltre al problema della mancanza di acqua necessaria alle coltivazioni, si sottolinea anche l'innalzamento del rischio di incendi in alcune zone dell'Alto Adige e della Sardegna. Rappresentativo della realtà di questo pazzo autunno è il livello del fiume Po, che è più basso di quasi 2 metri rispetto allo stesso periodo dello scorso anno al Ponte della Becca. L'Unione Europea mette al bando le specie pericolose. Dal 2016 l'Unione Europea adotterà la lista nera delle specie aliene invasive, animali e piante, stranieri che danneggiano gli ecosistemi. Sarebbero 37 le specie marcate come pericolose, tra cui figurano lo scoiattolo grigio e il gambero della Louisiana. 23 di queste specie sarebbero presenti in Italia. Ogni nazione avrà l'obbligo di prevenire l'insediamento di questi animali sul proprio territorio, effettuare controlli ed impedirne la diffusione. Direttamente conseguenti alla legge saranno i divieti di commercio, possesso e trasporto. Nel caso dell'Italia, una delle specie molto diffuse per le quali sarà necessario mettere a punto piani di gestione e obblighi di controllo è la nutria, come ha raccontato Piero Genovesi dell'ISPRA. Un altro caso da affrontare è quello dello scoiattolo grigio americano, presente soprattutto in Piemonte, ma anche in Lombardia, Liguria e di recente anche vicino Perugia e nel Padovano, per cui scatterà l'obbligo di eradicazione per lo Stato. La Slovenia dice no a matrimoni e adozioni per i gay. Il popolo sloveno ha respinto la legge che regola l'istituto della famiglia e che ammetteva anche i matrimoni gay e l'adozione per le coppie omosessuali, con il 63% di no contro il 37% dei sì. Calcolo che è stato fatto con il 93% dei voti conteggiati dalla commissione elettorale. La legge viene così abrogata e con essa svaniscono le speranze di chi nello Stato dell'Europa centrale voleva il riconoscimento del diritto al matrimonio e all'adozione da parte di coppie lesbiche e omosessuali. Il popolo sloveno si è schierato nettamente contro, partecipando significativamente al voto. I voti contrari hanno raggiunto infatti il quorum del 20% della popolazione slovena avente diritto al voto, seconda condizione necessaria perché il referendum abrogativo fosse valido. Bolzano è la città dove si vive meglio. Per la quinta volta in poco più di un quarto di secolo, Bolzano viene eletta migliore città d'Italia per qualità di vita. Il verdetto lo ha emesso il Sole 24 Ore, mettendo a confronto tutti i capoluoghi del paese, confrontando tenore di vita, lavoro, servizi, popolazione, ordine pubblico e tempo libero. Seconda in classifica, a sorpresa, è Milano. Segue Trento in terza posizione. Messa sotto la lente, la città altoatesina dimostra di eccellere nel tasso di occupazione, 71% contro una media del 56%. Nella quota di crediti in sofferenza, solo il 5,7%, ossia meno di un terzo rispetto al valore medio, e nei consumi 2.660 euro per famiglia, 700 in più della media. La classifica mette in coda, ossia al 110° posto, Reggio Calabria, preceduta da Vibo Valentia. Terz'ultima è Caserta. Star Wars da record, 238 milioni nel primo weekend. L'attesissimo nuovo capitolo della saga stellare creata da George Lucas, all'esordio nelle sale americane, ha incassato 238 milioni di dollari. Con questi numeri, il Risveglio della Forza avrebbe totalizzato il miglior fine settimana di debutto di tutti i tempi in Nord America. Il precedente record era di 208,8 milioni e lo deteneva il film Jurassic World, prodotto dalla Walt Disney e distribuito nei cinema la scorsa estate. Pochi altri film possono vantare un risultato simile a quello firmato da J.J. Abrams. Al momento la distanza con le altre uscite è abissale. In seconda posizione c'è Alvin Superstar con 14,4 milioni. Questa era l'ultima notizia, vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima edizione. Arrivederci.